Questa settimana siamo a Empoli, chiostro degli Agostiniani, la Biblioteca Comunale Fucini ospita Luisella Costamagna che presenta il volume Noi che costruiamo gli uomini, inserito all'interno del bel progetto Bibliodonna. Noi che costruiamo gli uomini, storie di donne vere che prendono decisioni importanti, coraggiose. Che riescono a credere in loro stesse, cioè sono una serie di successi della normalità, cioè donne normali però che sono riuscite a vincere barriere esterne e soprattutto interne, perché è un libro sull'autostima femminile, raggiungendo secondo me, ma oggettivamente, dei risultati straordinari, come uscire dalla violenza domestica, riuscire a ricostruirsi una vita dopo il carcere o più semplicemente riuscire a continuare a credere nel proprio lavoro anche se si è precaria o insomma si è mamma e si fa l'imprenditrice e riuscire a conciliare le cose. Come sei arrivata a conoscenza di queste storie? Ma alcune, in realtà lo spunto, questa indagine fatta in 20 paesi europei, le donne italiane sono quelle che pensano che sia giusto che gli uomini comandino, che le donne devono stare in casa, che è giusto che gli uomini guadagnino di più, che la politica è prerogativa maschile. Allora a me sono venute immediatamente in mente delle storie che io avevo conosciuto, incontrato, che erano intorno a me, che avevo intrecciato durante il mio lavoro, che dimostravano l'esatto contrario, cioè donne forti, determinate, coraggiose, normali nella loro forza. E poi altre le sono andate a cercare per il libro facendo insomma una sorta di inchiesta e di percorso e convincendole a raccontarsi senza remore. Quando si sono rilette, che ti hanno detto? Sono state tutte molto contente, è stata la più grande soddisfazione di questo libro, perché io volutamente, e tu da giornalista lo saprai, non ho fatto vedere insomma il testo prima, come secondo me si dovrebbe fare, si deve creare un rapporto di stima, di rispetto reciproco e di totale appunto rispetto, secondo me è la parola chiave. Loro si devono fidare, loro si sono concesse completamente anche per storie molto forti, molto drammatiche, e quindi per me era un grande rischio vederlo poi pubblicato, magari qualcuna che invece appunto non si riconoscesse. Invece no, sono state molto contento dei messaggi bellissimi da loro che pensavo di mettere insieme, di raccontare e trasferire al pubblico. Donne e lavoro, ma realmente è così difficile per la donna affrontare alla pari il mondo del lavoro? Ma il segno di una mancata parità nel nostro paese viene fuori proprio dal mercato del lavoro, cioè noi siamo oggettivamente, questi sono dati, non sono opinioni, numericamente le donne sono maggiori degli uomini come popolazione italiana, eppure lavorano molto meno degli uomini, abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile dell'Europa. Quando lavorano hanno gli impieghi più precari e quando lavorano guadagnano a parità di qualifica il 10% in meno degli uomini. E in più, rarissimamente, pur essendo più brave, perché non solo spesso le donne sono più brave sul lavoro, però sono sicuramente più preparate, cioè le donne che escono ad esempio dall'università mediamente appunto sono più le donne di quanto non siano gli uomini. Nonostante questo, raramente, anzi quasi mai, arrivano a ruoli di comando, in questo in tutti i settori. Senti, tu nel tuo libro parli di scelte coraggiose che però diventano di fatto normali nella realtà, diventano coraggiose solo perché fatte da donne. Nel tuo lavoro hai fatto scelte coraggiose? Beh, già arrivando da una piccola televisione regionale del Piemonte, insomma la sfida di Roma, di una televisione nazionale è stata una scelta coraggiosa, nel senso che insomma, io sicuramente mi sono messa in gioco, sono stata anche fortunata perché insomma, ci fu all'epoca Santoro che mi scelse, io feci un provino, per cui insomma fu un passaggio importante. Ho sempre avuto un percorso fatto di grandi scelte, io ritengo coraggiose, grandi sfide, voler assecondare la mia libertà, la mia indipendenza e quello in cui davvero credevo, quindi sì, io credo di aver fatto delle scelte coraggiose, di essere stata sicuramente anche molto fortunata, ma anche di aver rischiato parecchio. 15 anni di Bibliodonna, beh, insomma, che sia un successo lo si vede anche dai numeri.
Sì, Bibliodonna quest'anno è un'edizione veramente speciale, a parte il fatto che entra a pieno titolo nell'età quasi adulta, a 15 anni, è stampato in 22.000 copie grazie al contributo straordinario della Unicoop Firenze, che ci ha aiutato a fare questo grosso lavoro di diffusione e di promozione di questo strumento assolutamente importante per la Biblioteca di Empoli. Ecco, questa 15ª edizione è un'edizione assolutamente, ripeto, di successo. Mi sembra anche che il gradimento si sia allargato. Esatto, edizione di successo perché va a toccare un tema di interesse, direi sovralocale, il tema del rapporto fra le donne e il lavoro, quindi di questa difficile relazione, non soltanto della costruzione del proprio percorso professionale, ma delle problematiche relative alla conciliazione, quindi un tema di grande interesse, un tema che ricordo è stato voluto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, che appunto si occupa anche di politiche di conciliazione. Altri due appuntamenti, gli ultimi due per questa 15ª edizione. Sì, Bibliodonna quest'anno è stato, diciamo, animato da ben 5 caffè letterari che abbiamo chiamato Caffè Letterari in Rosa. I prossimi due appuntamenti sono con Lorella Zanardo e con Marina Terragni. Il primo appuntamento presso la sezione Soci Coop del Centro Coop di Empoli, l'ultimo appuntamento presso la Biblioteca Comunale. Beh, allora, detto questo, davvero è tutto per questa settimana. L'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.